Bruno Contrada, tornato libero dopo i 10 anni passati in carcere, risponde a una domanda su un tema delicato, la presunta trattativa tra Stato e mafia. L'ex agente del SISDE non esclude la possibilità che qualcuno nel mondo delle istituzioni possa aver avuto contatti con la malavita al fine di ottenere informazioni utili alle indagini. Noi eravamo uno sparuto gruppo di uomini, noi della squadra mobile come polizia giudiziaria della pubblica sicurezza e lo stesso per quanto riguarda l'arma dei carabinieri. Si trattava di pochi uomini del nucleo investigativo dei carabinieri contro una marea dilagante di criminalità. Tutte le organizzazioni, ci sono coloro che mancano ai loro doveri, che si sottraggono ai loro doveri o che tradiscono addirittura i loro doveri. Cosa che posso dire? Che io non ho tradito quelli che erano i miei doveri istituzionali e che ho servito fedelmente lo Stato, sempre, dall'inizio alla fine della mia carriera. Parlo della mia attività di polizia dagli anni 50 fino al 24 dicembre del 1992. Ho cercato di inculcare ai miei compagni di sventura, colpevoli o innocenti che fossero, dei sentimenti di rispetto verso le istituzioni dello Stato, verso il paese, il nostro paese, cioè verso la nostra patria.